Buongiorno a tutti, sono Marco di Immagini al Volo, ci troviamo qui in provincia di Bergamo e precisamente ad Almine, sono le ore 6:40, probabilmente molti di voi stanno ancora dormendo o hanno fissato la sveglia proprio alle ore 7. Noi invece ci siamo alzati di buon'ora per riempire questo bellissimo aerostato ad elio. Siamo qui in compagnia di Paul che, visto il vento sostenuto e la giornata impervia, è avuto una settimana, a parte il sonno. Abbiamo avuto una settimana intensa nella quale abbiamo fatto 4 giorni, 5 praticamente di missione e poi ci siamo trovati a dover terminare oggi con una giornata un po' più stabile a livello di meteo, proprio per questo oggettino qua che vedete lì in alto, questo bellissimo traliccio dell'alta tensione. Ecco, scusate che ho la discoteca che mi chiama, questa è la sveglia dei miei bimbi, ok, 6:45 per l'esattezza. Allora, qui dicevo, questo bellissimo cavetto dell'alta tensione è abbastanza, traliccio abbastanza alto, quindi nella pianificazione di questo sorvolo che dovremmo fare a 150 metri, abbiamo un NOTAM, siamo in zona ATZ, quindi zona aeroportuale dell'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, dovremmo stare molto alti su questo che è praticamente la superstrada. Praticamente dal lato opposto dove siamo noi c'è l'uscita del casello autostradale di Bergamo. Questo monitoraggio che faremo sarà fatto per, scusate che passa qua, vedete, una zona dove ovviamente noi veniamo per questi tir, per questi camion, veniamo per fare un controllo del traffico. I video che noi facciamo con questo aquirostato, ovvero come vedete la parte superiore è sostenuta dall'elio, sono più o meno 7 metri cubi di elio, la parte posteriore al contrario è una vela come quella di un vagamente di un aquilone. Questo serve per dare direzione all'aerostato quando c'è poco vento, ma anche a aumentare il lift, quindi il payload, cioè la possibilità di carico quando c'è tanto vento. Diciamo che riusciamo ad arrivare col massimo vento di questo sostenibile da questo aerostato a 15 kg di payload. In questo caso adesso abbiamo due camere ridondanti, una camera è un gimbal stabilizzato su tre assi con una camera che in questo momento registra 2.7K in 4 terzi e in ridondanza abbiamo una GoPro Hero 5 che rimane come registrazione in più esterna, qualora ovviamente, io dico le cose si rompono quando si usano, quindi qualora avessimo una failure durante la missione. Noi dobbiamo tassativamente riprendere un certo orario, in questo caso dalle 7 e, scusate, dalle 8 alle 9, sbagliato, dalle 8 alle 9, quindi siamo ampiamente in anticipo. Tra poco Paul andrà a prendere due caffè e due croissant vegani ovviamente. E poi dalle 7 abbiamo chiesto, visto che in quest'area come sopralluogo parecchio tempo fa, oltre all'analisi aeronautica, quindi quella delle carte aeronautiche e alle difficoltà, agli ostacoli alla navigazione aerea che ci sono relativamente a questo traliccio, questa rete elettrica, abbiamo anche organizzato e chiesto l'autorizzazione a questa azienda che gentilmente ci ha concesso già settimana scorsa, ma anche questa mattina a breve arriveranno e ci lasceranno entrare proprio nell'area dove loro in sostanza parcheggiano con i camion, che è un'area che noi serve perché ci consente di innalzare l'aerostato molto lontano dalla traliccio dell'alta tensione e man mano che l'aerostato incuota, una volta che ci siamo resi conto che le riprese sono fatte in maniera corretta con la camera orientata correttamente, ma soprattutto che l'aerostato prende una determinata e decisa direzione di vento, ci avvicineremo essendo in quota. Quindi se il vento cambiasse, in questo caso un vento da nord, ma cambiasse e iniziasse a soffiare da est, ovviamente dovremmo stare in una zona molto lontano avendo la camera non zenitale ma inclinata. E con questo è tutto, io e Paul vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video 360. Ciao a tutti, immaginalvolo.it.